Una giornata importante per l'École des Savates qui al Pala Diamante. Partirei da quelli che sono stati i risultati conseguiti in questa giornata in cui c'erano i regionali di kickboxing e gli interregionali di Savate. Innanzitutto siamo molto onorati di partecipare a questo evento che è il decennale dell'Ardita, che oltre a essere colleghi sportivi sono anche degli amici. I risultati sono andati bene, gli atleti sono in crescita, abbiamo vinto, abbiamo perso, come succede spesso in queste manifestazioni, però siamo soddisfatti, c'è ancora da lavorare ma ci porteremo avanti. Una società che come ha affrontato quest'anno compatibilmente con quelle che sono state le difficoltà della pandemia che hanno caratterizzato in questi anni tutti gli sport da contatto, sempre all'insegna degli insegnamenti del maestro Luigi Alessandri e di uno staff sempre più affatato che è stato anche compatto per superare queste difficoltà. Esatto, sì, questa pandemia ha fatto un po' da spartiacque tra chi ci credeva veramente, chi duramente si allenava anche a casa da solo, che come sappiamo non è semplice. E quindi chi ha tenuto botta, chi ci ha creduto veramente, prima di tutto in se stesso e poi anche noi, è ripartito con noi in palestra. C'è da dire che ha portato anche gente e persone nuove, sia amatori che potenziali agonisti, e perciò bene, cioè, i numeri ci sono, gli agonisti si confermano quelli dell'anno scorso e come dicevo prima anche qualcuno potenziale. Sempre con la costanza del maestro Alessandri, che sicuramente è una spinta, la forza motrice per tutti noi, sia come istruttori che per gli atleti. Ricordiamo su quali impianti insiste la vostra attività. Siamo adesso principalmente ci troviamo ad Imperia, zona Barcheto, che è la parte di Oneglia. Abbiamo il corso serale per gli adulti, ma il corso anche bambini nel pomeriggio, e perciò poi a Pieve di Teco, nel sito o comunque con i contatti classici Facebook, Instagram, ci sono tutti i riferimenti con orari e giorni.